E sulle tracce di Angelo Secchi ci troviamo oggi in compagnia del professor Tullio Ebischer, che è il responsabile per la geodesia del Comitato per il Bicentenario di Angelo Secchi. Innanzitutto, professore, dove ci troviamo? Ci troviamo nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, un parco archeologico che però ospita in maniera un po' nascosta le quasi due secoli di misure geodetiche dei padri gesuiti Boscovich e Mer e anche di Secchi. Un luogo che conserva al suo interno le tracce della base geodetica di Secchi e di altre misure che servivano per capire com'era la forma della Terra. Da dove nasce l'attenzione dello Stato Pontificio per la cartografia? L'attenzione dello Stato Pontificio per la cartografia nasce per il suo interesse alla conoscenza del territorio, dal punto di vista geografico, dal punto di vista economico e dal punto di vista anche militare. Per questo motivo i padri gesuiti Boscovich e Mer, a metà del 1700, decisero di rifare la cartografia pontificia, però con un nuovo metodo, appunto geodetico. Per tale motivo vennero qui sull'Appia Antica e misurarono quella che si chiama una base geodetica, ovvero sia la misura precisa fra due punti chiamati estremi, di cui uno in questo caso si trova proprio qui a Cecilia Metella e corrisponde al titulus che si trova sul monumento. All'inizio del 1800 i francesi che occuparono Roma decisero di riverificare queste misure e criticarono questo lavoro. Quindi possiamo pensare che il lavoro di Secchi sia stato anche per corroborare le misure dei confratelli. Per questo motivo decise di iniziare le sue misure proprio qui a Cecilia Metella, in mezzo alla via, come estremo iniziale. Mentre l'estremo finale, che è stato scoperto nel 2013, si trova alla Torre Secchi, in località Frattocchie, alla distanza di ben 12 chilometri. Bene, noi ora adesso invece ci trasferiamo a Capo di Bove. Esatto. Professore, l'interesse per la forma della Terra è un interesse antico, eppure proprio qui sull'Appia Antica Angelo Secchi diede il suo contributo con alcune importanti ricerche. Sì, l'interesse per la forma della Terra è antico, però paradossalmente fino alla fine del XIX secolo si avevano ancora dubbi, in particolare nella zona centrale d'Europa. Per questo motivo lo Stato Pontificio fu interessato dalla Prussia proprio per studiare questa forma. Quindi Padre Secchi ritornò sull'Appia Antica, riprese le sue misure di 20 anni prima e in più le collegò con la torretta che oggi vediamo su Monte Mario. Sia questo torrazzo che vediamo alle nostre spalle, sia la torretta sono due punti che ancora oggi fanno rivivere il grande lavoro di Padre Secchi e, visto che è durato così tanto, il grande riconoscimento che ebbe anche dagli italiani che il 20 settembre arrivarono a Roma. La targa riporta questa storia e in fondo c'è scritto misura del grado europeo centrale proprio per ricordare questo aspetto. Noi ringraziamo il professor Tullio Ebischer e ci rimettiamo in viaggio alla ricerca di Angelo Secchi.